Durissima condanna del Consiglio di sicurezza dell'ONU dopo l'ultimo test atomico da parte della Corea del Nord. Le ricorrenze a Pyongyang sono cose importanti per ricordare il 68esimo anniversario della Fondazione Nazionale da parte del nonno Kim Il-sung. Il leader nordcoreano Kim Jong-un ha ordinato un quinto test atomico, ennesima violazione della risoluzione ONU contro la proliferazione nucleare. L'ambasciatrice americana all'ONU ha detto che la Corea del Nord vuole tenere l'intera regione in ostaggio e che il Consiglio deve cercare di usare ogni mezzo per cambiare i progetti di Pyongyang. So they can hold the region and the world hostage under threat of nuclear strike. Lo scorso 6 gennaio, per festeggiare il suo 30esimo compleanno, il dittatore nordcoreano aveva promesso che avrebbe fatto detonare la sua prima bomba all'idrogeno, una minaccia rivelatasi poi un bluff. Già Pyongyang è accreditata di un arsenale nucleare fino a 100 ordigni. Visto il rischio che rappresenta, stavolta il mondo potrebbe davvero decidere di reagire.